Questo è il certificato vaccinale. Probabilmente non vi ricordate neanche dove l'avete messo, figuriamoci quello che c'è scritto. Le vaccinazioni infatti sono come i nani di Biancaneve, tutti li conoscono ma nessuno si ricorda i nomi. Vediamo, le obbligatorie oggi sono polio, difterite, tetano, epatite B. Le facoltative invece sono pertosse, morbillo, parotite, rosolia, emofiloinfluenza. Mentre per le obbligatorie le percentuali di copertura vaccinale si attestano sul 95%, per le facoltative si leggono cifre come il 25%. Risulta inoltre che circa 2 famiglie su 100 si rifiutano di far vaccinare i figli e, come riportava il giornale Federazione Medica, si può stimare un 20% di furbi che simulano la vaccinazione e spesso si tratta proprio di figli di medici. Ma chi si rifiuta di vaccinare e perché? E dopo a che cosa va incontro? Viaggio nell'Italia dei dubbiosi.